Bella a tutti ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale ragazzi. Allora, oggi non sono sola, siamo io, Leoncino e Raffaele e il piccolo Raff, che è il mio fratellino, quello proprio più fortunato di tutti. Infatti è biondo con gli occhi azzurri, ebbene sì, le lentiggini, è carinissimo. Comunque, oggi cosa mi aiuti a fare? La valigia per il cesario. La valigia per il cesario, bravo. Allora, è molto informato. Allora, noi siamo alla 33esima settimana, dobbiamo fare il cesario alla 38esima e 3 giorni. Bravissimo, quindi in pratica noi abbiamo anche già il giorno e tutto quanto, manca solo la valigia. Quindi oggi lo schiavizzo, lui mi aiuta, dovrebbe studiare per gli esami di terza media, però c'è tempo fino a mezzanotte, c'è tempo. Quindi vi invito ovviamente a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, a lasciare un bel like di supporto, vedrete solamente... Commentateci tutti, specialmente se ci stiamo dimenticando qualcosa. Si può essere. È molto probabile. È la prima gravidanza, ragazzi. E ovviamente vedrete solamente la mia valigia, poi quella di Baby Nocciolino la vedrete in un altro video, perché oggi non c'avevo tempo di stirare e preparare tutto. Quindi, partiamo con la valigia. Sì, meno male che c'è lui che l'alza, fantastico. Allora, ragazzi, questo è un trolley semplicissimo, rosso della Carpisa. Questo c'ha 10 anni, 9-10 anni, perché è il trolley che ho utilizzato per andare all'università. Successivamente, la cosa che vi mostro subito sono loro. Ora tu mi chiederai che cosa sono queste. Si mettono tutto al water quando si va al bagno, dato che gli ospedali hanno un water non molto igienico. Si usa per non prendere batteri e infezioni. Ok, però questo non si lascia sulla tazza. È semplicemente un igienizzante. Tu pulisci, sono delle salviettine in pratica inumidite. Io le avevo già comprate quando mi sono operata alla colonna. Vi lascio il video, ragazzi, se ve lo siete perso. Della Lysofor. Sono 25 queste, sì. Noi della Lysofor non l'abbiamo trovata, ragazzi. Forza Lidl, 1,50€, 1,80€, qualcosa. Una cavolata. Poi, altra cosa che ti farò morire dalle risate, dentro questo bellissimo sacchetto rosso, ragazzi, tutto di velluto con la scritta Kiko, che io prima ho chiamato Kiko Kiko perché prima abbiamo girato il video dove lui mi truccava. Comunque, lo davano con gli acquisti online. E adesso ti faccio vedere che cosa contiene questo. Ne abbiamo di due tipi, ne abbiamo anche tanti altri, ragazzi, sono proprio pacchetti. I pannoloni, che sono? Sì, sono i pannoloni che io dovrò utilizzare postpartum. Allora, ho comprato questi qui della Tena, che sono i pants. Abbiamo quelli plus e quelli plus night, perché non sapevo quali prendere. Sono tanti, in una confezione ce ne stanno un botto. Io ho provato a renderli un po' più carini mettendoli così, e questi sono, ahimè, essenziali. Molto. Sì, sarò bellissima. Ok, dopo... Continuando, altra cosa che vi mostriamo random, proprio i vestiti, credo. Va bene, sì, prendi tutta la montagna di vestiti. Anche proprio tutta la montagna. Sì. Successivamente, cosa vi mostriamo? Allora, la vestaglia, perché di certo, vabbè, non potrò camminare chissà quanto in giro per l'ospedale. Com'è che la sto aprendo, Raffi? Comunque, questa qui è una vestaglia semplicissima, acquistata da Yamama, io l'ho acquistata per il matrimonio, te la ricordi? Sì. È tutta bianca, arriva poco sotto al ginocchio. Dopo, poi bellissima, questa è stupenda. Cos'è questa? Una vestaglia. È una camicia da notte. Ah. Questa qui è della Kiko, è proprio quella per partorire, con tutti quanti i bottoni. Ragazzi, è orribile. Indossata fa paura. Comunque, io ho preso una S, ci navigo dentro, ragazzi, anche perché 33 settimane il mio pancione ancora funziona. Il tuo pancino ancora è questo qui, quindi spero di starci comodo almeno. Ok, dopo abbiamo dei pantaloni, credo. Sì, dopo abbiamo un coordinato di un pigiama, quindi abbiamo il pantalone semplicissimo, questo è di una vecchia collezione però della Yamamai, con queste cose leopardate e con tutto il raso bianco, e oltre alla parte però inferiore c'è anche la superiore, che è questa qui piccolino, che è l'unica cosa proprio veramente a maniche lunghe. Questa qui è sempre aperta tutta quanta sul davanti, è a maniche lunghe,
in maniera tale che, non lo so, se c'ho freddo me la metto, se non c'ho freddo me la tengo in valigia. Vai a me, però dopo abbiamo un pigiama. No, come un'altra camicia da notte. Un'altra camicia da notte, questa qui però dai è un po' più decente. Della buccia di mela. Questa qui c'ha anche le tasche per mettere il telefono e i soldi spicci per andare alla macchinetta a comprarti le cose da mangiare. E comunque la parte di scherzi presenta anche questa, tutti quanti i bottoni, è tutta blu con questi cuoricini. No, per partorire metterò quella bianca. Okay. Penso poi metterò questa. E poi ragazzi, sinceramente non ho girato per vedere, ma sinceramente vorrei acquistarne anche una terza di vestaglie, adesso vediamo. Ok. Sì. Poi, dopo io direi di partire con questa qua. Sì. Ok, queste qui sono super utili per camminare in ospedale, perché in ospedale non puoi stare con le scarpe. E quindi io mi porto delle ciabattine, ragazzi, queste sono semplicissime. Comprate la Terra Nova, sì, per il matrimonio, perché le volevo rosa come la vestaglia all'epoca del matrimonio. E le ho usate soltanto una volta. Le ho utilizzate, sì, un'ora, la mattina del matrimonio, con tutti i fiorellini, sono tutte aperte così, bella, sua fresca e quant'altro, al massimo faccio proprio la zinca e ci metto il calzino. Sono anche antiscivolo sotto, cose importantissime, sono basse, perché mi hanno sconsigliato di mettere le ciabatte alte, perché perdono un pochino l'equilibrio. I consigli delle zie. Dopo abbiamo lei. Dimmi che cos'è lei. È una busta, però che cosa serve? Per l'immondizia. Non lo so, metti che... Ma non credo che non la hanno. Però metti che mi voglio struccare. Cioè... Mangio e voglio buttare le cose. Un sacchetto dell'immondizia va sempre. Devi struccare. Sì. Perché tutte quante le mamme su Instagram mi hanno detto, anche le amiche ovviamente, specialmente le pazienti al lavoro, quando ancora andavo a lavorare, figli, cioè, mi raccomando, mettiti un filo di trucco, perché altrimenti ti fanno le foto e te pari una morta. Quindi, dato che io già sembro una morta, un po' questi capelli poi sembrano mortizia. Quindi devi portare anche i trucchi. Sì, che ve li mostriamo tra un pochino, vi mostriamo le cose che abbiamo preparato. Va bene, dopo abbiamo la bustina. Busta, credo, allora, l'ultima. Bravo! Allora, innanzitutto partiamo proprio dalle buste dell'IKEA. Ambo due queste buste fanno parte di un set dell'IKEA che contiene 15 di quelle grandi e 15 di queste piccole. Ok. Partiamo da quelle grandi. Vuoi partire da quella grande? Partiamo da quella grande. Allora, che abbiamo? La busta per il bagno, ragazzi. Secondo i consigli di chi ci è già passato, panno carta. Io ho semplicemente preso questo qui, leggermente trapuntato, perché è utile quando vai a lavarti al bagno dopo il parto. Utilizzare piuttosto dell'asciugamano che per la sporchi il panno carta. Ok, ma perché hai portato l'asciugamano se non ti serve? Poi ho portato due asciugamani grandi, questi qui però sono quelli, com'è che si dice? Tipo quelli che utilizzi in piscina? Sudore, di acqua, asciugamani. Le asciugamani sono quelle lì, tipo di quel tessuto leggero che si asciuga subito. Ragazzi, quando mi verrà in mente, quando lo cercheremo su Google, ve lo scrivo qua sotto. In pratica ne ho portate due grandi e una piccolina per il viso. E poi ho portato queste, che però ve le faccio vedere perché le ho messe in alto. Dovrei sterilizzare? No, vabbè, queste qui sono tranquille, perché queste qui mi servono semplicemente per il viso. E sono, vedi, dei quadrotti piccolini. Quadretti? Sì, sono dei quadrotti. E di asciugamano piccolino per lavare il viso. O se mi voglio semplicemente lavare le mani piuttosto che utilizzare quelle grandi, che è completamente inutile, voglio semplicemente utilizzare per rinfrescarmi, utilizzerò quelle. Allora, io ho portato gli asciugamani normali, di grandezza normale, quelle grandi normali, non l'accappatoio, cose, perché ragazzi mi fanno il cesario, non posso fare assolutamente la doccia, mi posso solo lavare a pezzi e quindi va bene così. Poi in questa busta cosa abbiamo? L'intimo. Abbiamo l'intimo. Allora, abbiamo baby slip, non si sa mai, possono servire anche comunque per l'uscita e cose varie. I reggiseni per l'allattamento ne abbiamo semplicemente due. E poi ho portato questo, questo ve lo posso mostrare, che è un altro sacchettino di quelli della Chicco. La Chicco che tanto ti piace. Semplicissimo. Chicco. Perché? No, Chicco. La Chicco è quella dei bambini, la Chicco è quella dei trucchi. Comunque questo mi servirà per mettere l'intimo sporco. Dato che non so se faranno entrare mio marito, quindi si fanno comunque sporchi, a priori glieli dovevo dare, però in caso per 3-4 giorni li butto tutti qui dentro e via. Ok. Poi
abbiamo mostrato tutto, vi mostro altre due cosine essenziali. La prima è questo qui. Che cos'è questo qui? Un ventaglio. Un ventaglio, è un ventaglio che abbiamo acquistato a Palma de Mallorca. Fantastico, e dato che in crociera, bravo, sì. Dato che mi hanno detto che fa un caldo allucinante a luglio, diciamo durante il giorno, la mattina, mentre invece la sera fa un pochino di fresco, mi sono portato un ventaglio perché sinceramente non si sa mai. Dopo abbiamo un portafoglio di spicci. Sì, un portaspicci, sì. Ho intenzione di portarmi... Non lo so, l'ho acquistata la Pull&Bear, sì, l'ho acquistata la Pull&Bear, ma tantissimo tempo fa lo utilizzavo per la piscina. Questo è carino, è tutto glitterato, con le orecchie del gatto, e ci metterò dei soldini spicci se volessi prendermi qualcosa alla macchinetta, una bottiglia di acqua fresca, qualcosa da mangiare. E quant'altro abbiamo i soldi spicci. Poi passiamo a lei. Lei è la borsetta dedicata al seno e all'allattamento. Ok. Quindi cosa dovrebbe contenere all'interno? Te lo mostro subito. Abbiamo tre cose dedicate al seno. Queste qui della Koala Baby Care, ve li mostro subito, okay. Sono dei paracapezzoli in argento. C'hanno tra l'altro questa custodia super super carina, tutta in velluto grigio. La Koala Baby Care, ragazzi, ho pagato tutto io, non è assolutamente una sponsorizzazione. Se mi voleste sponsorizzare, ben venga. Siamo qua. E sono questi qui. Allora, in pratica sono d'argento. Ma cosa servono? In pratica, secondo le istruzioni, vanno utilizzati già 10-15 giorni prima del parto. Quindi noi sappiamo la data e siamo a cavallo. Vanno messi e poi si mette il reggiseno, perché servono in primis a preparare proprio il capezzolo e tutta la zona del seno per allattare. E poi se ti si dovessero formare delle raga, dei tagli, questi te li curano. Per curare sempre queste famigerate ragadi e tagli vari, abbiamo lei, ossia la cremolina, sì, una crema della fiocchi di riso, super consigliata, ragazzi. Su Instagram avevo fatto un post, cosa mi consigliate tutti quanti, compra la cremolina, che poi è piccolissima, cioè ve la mostro aperta, ma serve 15 ml che il bambino viene allattato. Sì, allora in pratica questa, tu allatti il bambino, ok, poi con un po' di latte ti bagni la zona, metti questa, ok, e lei è una crema che in pratica ti toglie tutti gli arrossamenti, anche questa per le ragadi. Ma la devi lavare dopo oppure te la lasci? No, bravo, te lo sei ricordato perché te l'avevo detto, questa non va lavata, quindi è fantastica, il bambino poi lo puoi riattaccare subito. E poi per finire abbiamo loro, ve le mostro sempre da vicino. Queste sono fantastiche. Che ho già capito a cosa servono. A cosa servono? Le devi mettere sul seno. Per non fare uscire il latte, perché poi a un certo punto ti esplodono le poppe e tu perdi latte. Quindi se ti dimentichi queste, ti trovi con due chiazze così, tutta bagnata, e non va bene. Questi sono della Baiono, sono arrivati in realtà quando... 3 ore fa è arrivato il corriere. Sì, ma anche di meno, ne hai un sacco. Sì, ne ho 140 e mi sembravano molto buone perché hanno la striscia adesiva che si attacca proprio al reggiseno. Ne sto portando 10 pezzi, ossia 5 paia. Guarda che carina la pancia così. E quindi la busta per il seno è andata. No, ora manca l'ultima. No, ne abbiamo altre due, una grande e una piccolina. Partiamo dalla grande, mi piace. Partiamo dalla grande, ok. Vado io. Sì, allora questa grande, falla prima vedere, ha due tasche, questa piccolina e questa grande che sta aprendo Raffaele. Okay, questo borsellino l'ho utilizzato per andare in piscina. Ok, prendiamo la prima cosa che ho visto proprio. Ok, questo è Chloren. Della Chloren, è fantastico, l'ho già utilizzato durante l'intervento, me l'ha acquistato papà. Ed è lo shampoo secco. Dopo abbiamo idra vegetale. Il vegetale c'è scritto. Sì, vegetale. Allora in pratica adesso ti spiego. Il contenitore della Yes Rocher. Ok. Yes Rocher si chiama, vabbè, questa cosa qua. Però in realtà il contenuto all'interno è della Garnier. E si tratta dell'acqua micellare. Perché se mi dovessi mettere un pizzico di mascara, di correttore e fare le sopracciglia, con questo lo strucco. Dobbiamo comprare, ricordamelo, i dischetti di cotone per togliere il trucco. Se vuoi restare profumato, devi dare lo shampoo.
è un bagno schiuma, bravissimo. Questo qui è quello preferito di Dennis, di mio marito. È quello al muscolo bianco, che a me fa proprio schifo. Era andato convinto di prendere quello celeste, ho preso quello dopo verde. Abbiamo la coccina e la spazzola. Mostrala. Questa è fantastica, ragazze, scioglie i nodi in una maniera impressionante, acquistata all'OVS. Fantastica, anche questa è quella della piscina. E poi, dopo, come ultima cosa, abbiamo per le ascelle. Sì. Un deodorante. Un deodorante. L'uovo. Tra l'altro 48 ore di permanenza. Di profumazione. Metti questo e non ti lavi più. No, questo è fantastico, non sporca neanche i vestiti. Ok, riempiamo. Quindi, la sacchetta. Super consigliato. Chiudiamo. Sì, questo lo potevamo mettere qui. Poi vediamo. Poi nella seconda fodera abbiamo... Prendiamone uno, no. Aspetta, prima facciamo vedere questi. Mentadent. Spazzolino e dentifricio. Lo spazzolino l'ho acquistato celeste. Poi sì, prendi tutte... Dopo abbiamo... Per i denti credo che sia un colluttorio. Sì, è sempre per i denti, sempre della Mentadent. È un colluttorio. Questo qui me l'ha dato il mio dentista. Dopo... Saugella. Abbiamo queste qui. Queste qui io le ho utilizzate tantissime, tantissime, tantissime volte, anche durante l'intervento alla colonna. In pratica sono delle salviette detergenti intime, proprio della Saugella. E queste qui sono come... Sette, no? Sì, sette, le contate? È proprio come il detergente, sono della linea postpartum. Quindi queste sono delle semplicissime salviette già inumidite, mentre invece questo è proprio il detergente intimo. Questo me l'ha dato in realtà un informatore scientifico al lavoro, mi ha riempito in pratica di queste cose postpartum. E dopo l'ultima cosa che ha tenuto in segreto? Sì, in segreto, un super segreto. In questo bellissimo, come si chiama, borsellino, in questa piccola trousse della Clinique, ho alcuni prodottini che in realtà secondo sono me quelli... trucchi. No, non sono i trucchi, perché i trucchi li metto dopo, perché ora mi sto continuando a truccare. Abbiamo uno specchio, tranquillissimo, bellissimo. Questo tra l'altro è di Ibiza, acquistato sempre durante il viaggio di nozze. Bello. Poi abbiamo un codino che... e dei fermagli. No, no, l'ho bloccato io volutamente così, perché altrimenti perdo sia i fermagli che i codini. Questi sono super comodi. Dopo abbiamo questo qui, che in pratica è la mini size in realtà del contorno occhi che utilizzo, della Clinique. E poi della stessa linea abbiamo anche la crema, sempre in formato mini size, perché durante la quarantena la Clinique dava con alcuni ordini tutti questi campioncini. E poi anche questo abbiamo finito. Praticamente è finito. Poi ovviamente dovrò aggiungere, però appunto come vi dicevo prima, qualche trucco che ci serve, cos'altro dobbiamo aggiungere, qualcosina da mangiare. Ovviamente porteremo anche lei, che adesso non vado ad inserire all'interno della valigia, anche perché in pratica io sono ogni 10 giorni in ospedale e ogni 10 giorni mi devo portare questa. Questa contiene, oltre a tutti quanti gli esami che finora abbiamo fatto per il piccolino, contiene anche tutti gli esami del sangue, specialmente adesso che io sto facendo l'infusione di ferro, quindi questa me la devo portare sempre dietro ed è super importante. Mi pare di avervi mostrato tutto. Sì, tutto. Sì. A meno che non nascondi qualcosa dentro, no. No, non nascondiamo niente, quindi ragazzi, mi raccomando, vi aspettiamo giù nei commenti per sapere se dobbiamo andare ad acquistare qualcos'altro, perché ormai manca poco. Poco. Comunque ragazzi, noi vi mandiamo un grande abbraccio, vi salutiamo. Vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Commentate. E commentate. Noi ci vediamo nel prossimo video dove vi mostro tutte quante le cose per il piccolo. Ciao! Ciao!